Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione è la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa grande solennità della Madre di Cristo e Madre nostra ha molti echi sulla nostra fede, la fede nella risurrezione di Cristo, perché se Cristo non fosse risorto, neanche la Madre di Cristo sarebbe risorta. La fede nella nostra risurrezione, perché come Gesù Cristo è risorto dai morti e ha portato in cielo, in corpo e anima, la Madre sua, così vuole portare in cielo, prima nell'anima e poi nella risurrezione della carne, anche i corpi di quelli che sono in Lui, di quelli che hanno fede, di quelli che coltivano la speranza, di quelli che praticano la carità che Gesù ci ha prescritto. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. In questa grande festa il mio pensiero va a 2 immagini. La prima immagine è quella di un quadro della Maestà di Duccio di Boninsegna nel Duomo di Siena, in cui si vede un angelo in atto di voler dire qualcosa alla Vergine Maria, seduta davanti a un libro aperto. Non è l'angelo dell'Annunciazione, è l'angelo che annuncia a Maria la sua prossima morte. Noi abbiamo un cattivo rapporto con la morte. Nella nostra epoca, forse più che in passato, la morte non è considerata un fatto naturale da credenti e non credenti, ma un tema tabù. E il pensiero che la morte, la mia morte, mi possa essere preannunciata, probabilmente non mi entusiasma, non mi piace, forse mi spaventa o mi intristisce. Eppure in questo quadro si vede Maria che apre le braccia e accoglie l'annuncio della sua prossima morte con un atteggiamento simile a quello con cui pronunciò il Fiat che la rese madre di Cristo.
arrendersi all'amore di Dio che ci dà e ci toglie, che ci dona la vita e poi ce la richiede per sé, per stare con Lui. Il secondo quadro, è sempre nella Maestà di Duccio di Buoninsegna, ma è molto più comune, sicuramente l'avete visto anche altrove, è quello della dormizione della Vergine. La Madonna si è addormentata, attorno a lei il coro dei 12 apostoli e in mezzo agli apostoli Gesù sorregge con le braccia una tenera bambina che è l'anima della Vergine. Noi siamo abituati a vedere Maria che sostiene il bambino Gesù e lì invece si vede Gesù adulto che sostiene Maria bambina, la sua anima, che l'accoglie. Questo è la morte, è la separazione dell'anima dal corpo. E certamente è una separazione faticosa. La cogliamo, questa fatica, se pensiamo alla nostra morte, se pensiamo alla morte di persone che ci sono state care, alla possibile morte di persone che ci sono care. Questa separazione dell'anima dal corpo è un dramma, diciamolo pure. È un dramma, ma non è una tragedia. È un dramma che poi finisce bene. Maria è madre del suo figlio Gesù, il Cristo, ma è anche figlia del suo figlio, perché il suo figlio è intimamente unito nella divinità a colui che è anche il Padre suo e Padre nostro. Ecco perché se nella nostra vita sperimentiamo, come sperimentiamo, questa lotta contro l'enorme drago rosso, la lotta della Chiesa e di ciascuno di noi contro il male. Però siamo anche pieni di speranza, di questa speranza di cui ci parla San Paolo nella seconda lettura. Se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo, Gesù Cristo, verrà anche la risurrezione dai morti. E se il pensiero di lasciare quello che qua giù ci piace, ci colma il cuore di gioia e di consolazione, se questo pensiero ci rattrista, ci deve sempre sostenere la beata speranza che quanto qui ci viene tolto ci verrà restituito per sempre. L'assunzione di Maria Vergine in cielo è un segno di speranza che viene dato a chi crede alla parola di Cristo, a chi vuole rimanere, come chiediamo alla Vergine Maria per la sua intercessione avvenga per ciascuno di noi, a chi vuole rimanere in questa beata speranza fino alla fine. Maria, preghi per noi adesso e fino all'ora della nostra morte. Così sia. Amen. Se quanto hai ascoltato ti ha suscitato qualche buon proposito, affetto o ispirazione, moltiplicane l'efficacia. Tocca il pulsante di condivisione e inoltralo ad altri. E se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato anche ad altre mie omelie e meditazioni. Forse vorrai sapere chi sono e, se non l'hai già fatto, vorrai iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.